Matteoli, l'assessore, cosa avrebbero detto se no se Cesena avesse fatto il governo di centrodestra? Avrebbero detto ciò che noi diciamo anche qui in Consiglio Comunale, e che loro non solo non dicono, ma in virtù di un accordo politico con la Margherita che l'ha chiesto all'inizio della dittatura, queste norme loro stanno facendo. Io non sto dicendo che c'è qualche legame, io sto dicendo che questa è la politica. Pasquinucci, sono disponibile a sfidarlo ad andare a vedere le sfumature, definire l'ufficio tecnico mastodonte. E ci fu anche una polemica perché l'ingegnere Santoni a quell'epoca si sentì offesa. E l'hai detto, questo è il tuo risultato, hai vinto, ha perso la sinistra sana di modesta coalizione, mi riferisco di esse, oltre a Rifondazione Sana, ancora di più perché più vicino a me politicamente, avete vinto, state, io ti vedo Pasquinucci del corso che ti ha visto, perché poi ha detto un po' di criticare, però di la no, siccome hai deciso di non parlare, ma io, Pasquinucci. Grazie Presidente, io vedi Pasquinucci, in tutti e cinque anni sono sempre intervenuto su tutto, ti hai deciso di non tenere che ti devi solo ascoltare, e siccome sto dicendo le verità, hai bene mangiato 4-5 uomini di figa e sei nel posto. Questo è il punto, io vedo che sei nel posto, ridono tutti perché ho detto la verità, ti vedo nel posto, se vuoi ti mandiamo a prendere anche la cosa da bene, ma la verità, hai vinto questa battaglia e questo territorio della città viene svenduto in cambio di mobilizzazione sugli stati di Maggi. Caro Sindaco, sai qual è la tua fortuna? Che te prima molto esperto, ma non dobbiamo vivere ai poli e vorrei con più attenzione. Ringrazio il consigliere Massimo Vicini, ci sono altri interventi. Però lavorare. Dobbiamo scrollarci di dosso il paliderma che avevamo nella redazione dei piani regolatori e pensare con una nuova idea, pensare con motivazione nuova. E poi il tema è che aveva redatto il piano regolatore. Scusate, poi oltre a questo il fatto che con questa variante si intenda in qualche modo alleggerire e togliere ancora di più l'ACE, quelli che secondo voi sono considerati l'ACE da scuole, così vince anche dare motivazioni tecniche per esempio relative a questo emendamento, come si dice in sostanza che questo emendamento non è accoglibile perché di fatto essendo già definiti lotti unificatori si pregiudicherebbero in qualche modo la fattibilità degli interventi, come dire, se questo emendamento nel caso specifico fosse accolto sarebbero dei ritardi, come dovrebbero andare a spiegare a delle persone interessate che i ritardi sono dovuti all'emendamento presentato da alcuni stragani e cittadini di Marzo, cioè, quando poi magari i ritardi derivano da altri motivi. Altri motivi che per esempio a me mi viene a mente, parlando sempre di spazi pubblici, perché visto che è un aspetto che nel caso di oggi mi sta reiterando diverse volte, mi viene a mente in una commissione in cui si discuteva il piano di recupero della CIPE, quando ai nostri avanzavano i dubbi che secondo noi anche lì in quell'occasione era sbagliato monetizzare il detenuto, comunque soprattutto un'area come quella che necessitava dalla disponibilità, ci pareva che uno spazio pubblico fosse necessario in quell'area lì, ci venne spiegato alla Giunta e dice ma come, pensate che io pubblico che andrà quello lì al campo sportivo, e noi dicevamo, capito, però attenzione perché ci sono anziani, ci sono disabili, ci sono bambini piccoli che magari può risultare anche disagevole percorrere quei 300-400 metri che separano la Cive se ne parlava già nel 2006-2007, quindi i ritardi credo siano dovuti a quelli che poi si dà la situazione. Però anche in quell'occasione ci fu
privato, no, ma il verde pubblico c'è già, c'è un bel giardino a Monza. Tu questo ripagaste i gruppi che avanzavano più sopra. Ma invece riteniamo che soprattutto in alcune zone della città, anche in zone in cui i giardini ci sono, tipo ad esempio Monza, ma se in piano di recupero la legge prevede che ci sia e sia adibita una parte di tutto il territorio a giardino, crediamo che ci debba essere fatto un giardino, anche perché io mi ricordo, io vedo nei diversi di noi che siamo cresciuti un po' anche nei cortili dei palazzi. Cortili dei palazzi con le nuove norme esisteranno sempre meno, perché anche un bambino che dovrà, che uscirà, ce la sarà giocata, dovrà comunque percorrere 300-400 metri, attraversare 3-4 volte una strada, più o meno una strada, quando invece mi ricordo io, piccolo io, il classico palazzo, dei appartamenti, era anche a tutela, diciamo, dell'incolumità del bambino stesso, perché magari il genitore era più tranquillo perché sapeva che il bambino era arrivato sul terrazzo. Cosa che con queste norme, con queste variazioni, credo che vedremo sempre meno, perché ripeto, si sta sanificando, come veniva detto prima, in favore della biodiversità, si sta sanificando tutta una serie di spazi che invece a nostro avviso dovrebbero continuare a esistere, anzi dovrebbero essere implementati. Purtroppo attualmente le esigenze di bilancio sono talmente gravi che costringono a mettere, da questo punto di vista, a regolamentare questo tipo di attività, questo tipo di spazi, proprio perché avete bisogno di denaro, di monetizzare il più possibile, perché se no tutti gli anni che correrete un bilancio che sarà sempre più difficile per voi. Sì. Grazie.
Chiedo alla Presidenza se ci sono altri interventi sull'argomento. Si fa i